Destinazione Bari. Oh! Cosa ci racconti? È un video? Sì. Ah, è rimasto così forte. Che siamo in partenza per Bari. E domani partiamo allo zoo. Perché dici Bari? Bari. Bari. Perché i baresi dicono Bari. Sì. Sì. Quindi domani dov'è che andiamo? Allo zoo. E poi dopodomani cos'è che fai? Arrivo primo. Bravo amore. Alle prove. E poi la gara. Le gare vediamo. No, anche la gara primo. Siamo arrivati a Bari. Adesso andiamo a Pazza. Allo zoo, diretti allo zoo. Così lasciamo Lucrezia allo zoo. No. All'Europarlamento. Neon Lights. Siamo arrivati a Bari. No, poi che andiamo a Fasano. Sì. Entra patato, se no ci lasciano qua. No. Ah. Dopo l'evento. Mare. Secondo me siamo le canne. Ah, stiamo andando. Ah, sì, stiamo riprendendo. Vabbè, anche perché con questa roba che abbiamo lasciato. Guardate come felice. È la prima volta. Gli stai dicendo come si deve. Nessuno che fa qualcosa del genere. Sorpresa, Lucrezia domani fa la gara con noi. Sei pronta? Ormai siamo, ormai non siamo più insieme. Arriverà solo con il sedile e per questo weekend non siamo insieme, siamo competitor. Siamo in competizione. Sì, mangiare la polvere. Marco, è vero che rompono i vetri davanti? Una volta, quando venni con mio padre, quello disse il ranger lì ti danno l'avviso prima di entrare nella gabbia dei Luna. Eccola, cioè, questo è fino a quello come c'è. Anche tu. Oh, i cani. Sì, vi siete trovati una giornata fighissima. Loro non si spostano, o ti sposti tu o loro non si spostano. Eh no, però dai, uscite fuori, spostate. Ah, puoi abbassare il finestrino. Vai, il finestrino è molto. Qui puoi tirare giù. Guarda che occhio strano che ha. Pronto? Non è che mi mordi la mano se ti vedo. Sì, toccalo, toccalo, toccalo. Le corna. No, hai i dentini. No, no. Le corna. Sì, ti chiamo. Ma che bello. Perfetto, grazie. Ciao, ciao. Non ce l'ho da mangiare, non ci arrivo. Tra un po' troveremo quelli che ci danno le carote. Ecco. Guarda come becca, non ce l'ho da mangiare. Fate la foto. Che carino che sei. Dopo vedi che non mi trovo più l'anello. Aspetta che cambio mano. Come quella che abbiamo visto su. Guarda come arrivano. Oh, il cavallo. Mazza, quanti ce ne stanno. Guarda lo stallo. Bufalo, che bestia. No. Che buon profumo proprio. Questo è il daino. È il daino. Sì, ah. Che belli che vivono così. Sì, ma qua loro stanno benissimo. Veramente liberi. Guarda l'uccello che bello. Vabbè, questi sono quelli anche di Cemer. Più o meno. Pare due operai albanesi. Ciao. Andiamo? Come fai? Una corsetta. Questi ingressi così sembra Jurassic Park. Sì. Giraffe qua giù, minchia. Sì, giraffe ce ne sono tante. Loro mettono la testa dentro, si abbassano. Sembra che stai in prigione. Sì, sì, fa molto Jurassic Park. Ma anche perché amore se escono. Ma qua girano qualche film. Senti, non ricordo. Sì, sicuramente qualche scena per gli spot più che per i film. Però non mi risulta che abbiano girato un film. Uscite, fate qualche bello. Sì, certo, stiamo uscendo. Sta venendo in posizione. Guarda,
E noi siamo andati fino a Namibia, guarda. No, così. Guarda che bel muso che c'ha. Che gatti, questi eh? Giovani ancora. Guarda che piccoli. Questi fanno miau. Sì, questi belli. Marco apre. Sì, facciamo non lo foto. So. A volte rischia pericolo. Io faccio una cosa. Una volta che ho aperto siamo andati. Comunque le leonesse sono bellissime. Ma questi se io cammino, che esco fuori, zampe. Cammino questi manco mi si inculano. Tu dici? 100%. Vabbè, sono comunque abituati ormai a vedere l'essere umano. Non ti aggredisco. Però il leone è spettacolare. La faccia al leone è proprio carino, bravo. Ti salutano, capito? Quella è tranquilla. La leonessa è più cattiva, la vita. È più agile la leonessa. Adesso da solo. Ah, lì ce n'è un'altra, vedi là. Signola! Là. Oh, adesso arriva, guarda. No, no. Signola! No. Che noiosi, perché non fanno qualcosa? Questo è il momento del riposino. Aspetta, sì. Che giriamo, ci mettiamo dall'altra. Tre leoni, cazzo. Due leoni. Anche lì. Ah, questi sono gli ultimi nati. Quanto che dopo aver raggiunto i 6-7 mesi di vita vengono inseriti nel gruppo degli altri. Ah, sono piccoletti. Ah, quelli piccoli. Beh, insomma, mica tanto leoni. Piccoli. Sì, lì. Eccolo qua uno. Ah, qui ce n'è uno. Qua c'è una leonessa. Eccolo piccolo dentro. Piccolo medio. No, tu sa blog, vanno tu a casa. Ah, sono due qua. Piccoli. No, che là ce n'è un altro, no? Enorme. Più avanti. Guarda che stanno vicino all'acqua. Sì. Che belli che sono. Non hai visto che il ranger li guarda a vista? Sì, però? Sì, non si sposta mai di là. Veramente guarda a noi. Immagina uno che prende la carica. No, oh, guarda lì. Ah, senti quello? Sì. Chi? Senti? Ma no, questo è un altoparlante. È vecchio quello. Sì. Se non ce la fa. Ah, quello è quello. È vecchio, vedi? Sarà lui il re di tutti, sembra tipo. Che paia. Sì, non ho capito perché sta facendo sto vento. Sta morendo, tipo, sembra che non respiri. Io è andato attraverso qualcosa. Infatti, secondo me lui è il tipo. Terreno, il più vecchio. Ma lì c'erano gli altri. Questi sembrano più vecchi questi. Sì. Guarda. Lori, quello questo che sei morto. Questo è il lato sì dello spizio. Ti lasciamo qua allora, amore. Questa se l'era conservata. Non ti porta più male. No, vabbè, tanto immagino che finché il leone arrivi avanti si sazierà con voi. Quindi. Come la pantera nera. La terra mangia tutti i sei animali. Sì, Rocco. Beh, calcola che qua comunque come il biglietto come prezzo è abbastanza. Gatto? Non poco. Credo che si paghi qualcosa sui 40-50 euro a testa solo per fare questo giro. Comunque voglio dire, viene un botto di gente qua, se vieni il giorno, cioè qua se vieni domani. Con la riga nera. Sta, sto silenzio non lo vedi. Stupendi. Adesso facciamo il giro. No, guarda questa. I gattini. Certo, guarda solo che non fanno qui. Miau. No, fanno anche miau. Fanno un miau un poco rauco. Questo è quello, guarda. Questi mi fanno impazzire. No, i felini, i ghepardi, che belli. Questo si è fatto il bagnetto. Guarda che giocano. Oh no, ha preso paura. Sembrano proprio dei gatti in miniatura, vedi? Guarda. Come si gratta. No, vabbè, guarda. Uguale, come gatti. Ah, c'è questo sull'albero, mica no, l'avevo non l'hai visto. Io stavo guardando questo da prima. Io volevo detto, dire, gatti, che salutiamo. Sì. Aspetta che io ti vorrei far fare una mezza ripresa. Se avvicini qua ti apro poco il finestrino. Ma giusto poco che questi fanno uno scatto. Poco push. Okay. Ma tu guardali, sono fantastici. Guarda la coda che bella. A parte le zampe, sono grandi come la mia faccia. Ma okay. Facciamo il giro. Ah, guarda questo. Facciamo il giro intorno. Ma lui col finestrino aperto? Sì, vabbè, lui fa tanto, io già ho detto c'ha il dardo. Speriamo che riesca ad avere il tempo per lanciare. C'è già un'altra. Ma tanto gli animali se li lasci stare non fanno niente.
È solo quando li infastidisci. Qua ce li abbiamo proprio vicinissimi, a destra e a sinistra. Andiamo a accarezzare questo. Sì, vedi che questo ci passa davanti. Ciao Ciccio. Guarda, guarda, guarda. Sei bellissimo. Vedi il ranger arriva. Per farlo spostare. Sì, vedi lui se ne scappa proprio. Questi hanno proprio il timore del ranger. Perché me l'ha portati via? Allora Pippa, dove vai? Dai, era bello che venivi, stai qua sotto. E perché qua in realtà non si potrebbe sostare con le auto. Teoricamente dovremmo mantenere, diciamo, sempre un andamento. Andamento lento. No, in realtà l'andamento è quando c'è la fila. Allora lui come la prima volta? Bello. Bello, li vedo tutti in un colpo. Poi sarò a posto io, una volta. Gli orsi! Gli orsi, adesso. Oh, che bello, guarda! Quello sta facendo il bagno. Tutti orsi, tutti orsi. Ho visto una scimmia. Scimmia? No. Ne vedo due. Non è una scimmia, che cos'è? No. Non lo so, però che belli gli orsi. Potevano portare qua. Lo so, vabbè, l'orso là, dal collare non vede l'ora di firmare le ordinanze di abbattimento. Se no. Loro non li vogliono. Dagli un abbraccio. Diamo un abbraccio, mi sbranano. Lo so, infatti. Eccola, eccola! Lori! Ah, sta là. Piccolino. Guarda la sua casetta. Che bella vita. Che da solo. Guarda. Oh, ha preso da mangiare e è tornato su. Vedi? Adesso ne vedremo un po'. Sembra un termostat, ah. Due, cioè. Oh, guarda quello, sta in piedi. È il macaco! Guarda, sta in piedi. Sta mangiando, visto? L'ulivo, sì. Guarda come fa così. Quello che va. Che carini. Guarda, quelli si stanno accoppiando. Guarda! Si stanno accoppiando. Ah, non so appunto che c'è Rocco. Ma sono tutti piccolini, no? Hai visto? No. Questi tutti belli, freschi. Questi due stavano facendo, guardali, guardali, eccoli. Ancora? Stanno, sì, si stanno accoppiando. Preliminari. Ah, lì c'è uno piccolino, ecco, guarda, di fronte. Occhio adesso. Che sta dormendo. Ecco, giocano. Ma prima l'ha proprio... Sa che abbiamo capito il linguaggio sbagliato. E quello guarda. Guarda, guarda. Quello guarda. Quello guarda. Guarda dove, come dorme. Sono una si mettono in fila. Sull'albero, vedi come dorme. Quello è grosso. Che brutti. Vieni a salutare. Mamma, che belli gli elefanti, guarda. Non ci arriverò mai a toccargli la proboscide. Che? Non ci arriverò mai a toccare la proboscide. Gli vorrei dare le noccioline. L'altra volta qui ci fecero scendere. Qui e poi ci sono le giraffe. Guarda come mangia. Respira polvere. Un Dyson. Guarda. Visto questo, c'ha l'azienda tagliata. Che belli che sono. Mio Dio. Sono intelligentissimi. Io li adoro gli elefanti. Poi quando si prendono per la coda e camminano tutti in fila. Sì. Quelli li ho visti solo nei documentari, però. Quindi non so se è tanto reale. No, hai paura? No, non lo so se posso. Sì, no, qua puoi sì. Tenerle. Sì, sei bellissima! Guarda, guarda. Ma questo è bello. Fanno un sacco di vestiti col tuo... col tuo... Questa è l'antilope, questa qua. Quale? Questi qua davanti. Da quando l'antilope è questa? Eh no, se hai paura tu, ho paura anch'io. C'è la se tu non hai paura, io non ho paura. Però questa è più immagino. Vieni. Le giraffe sono bellissime perché si avvicinano, guarda. Ho paura che mi morde. Non ti morde. Non mi morde? No, no. Che c'entra?
No, questo è l'antimoto. Sicuri? Sicuro. Vai sul naso, ecco. Come il leone, come il cavallo. Esatto. Dai, ti ho toccato appena. Vedi là quella come si sta facendo accarezzare dal cane. No, aiuto, le giraffe sì. Però dovete stare all'altro lato. Venite di qua, aspetta che faccio avvicinare. Ah, è andata via. Ah. Che belle. Queste secondo me ce l'hanno la fascia più bella, più simpatica. Guarda, sta arrivando, guarda. Che con la lingua, sai che c'è la lingua viola? Sì, no, voglio accarezzarla. Oh, sapevi che c'è la lingua viola? Ah, sì, è vero, perché sì, perché questa sì è una specie di asino. Mezzo zero. Sai che c'hanno la lingua viola? Sì, tanto il collo lungo, arriva sta a toccarla. Anche sbavando. Vieni qui, vieni, vieni. Questa è piccolina, vieni, vieni. Anche quelle là sono piccoline. Guarda sta bestia. Questa si avvicina, vediamo. Questa è una bestia qua. Non si avvicinano. Perché non entra con la testa una? Ah, spaventate della macchina che fa tic 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 tic. Guarda che piccoli, che carini, guarda che... Ecco, magari se la spegni si avvicinano, perché sennò hanno paura del rumore. No. Gli metti una lupetta, un dolce vita. Eccolo! Qui, qui! Io non c'ho niente da darti. Qui, qui, però. Vieni, vedi, vieni, vieni! Sta avvicinando, vedi, vedi. Vieni, vieni. Ma io non c'ho niente. Oh. no! Torna giù! Mamma santa, eh! Ciao! No, fai fatica a tenere il collo giù. Vieni. Quello sta sentendo l'odore, ha visto che non c'è cibo, ha detto mi sa che qua non mi conviene molto. Oh, non farsi gli occhiali. Vabbè, ci riprovo, niente, non sento odori buoni. Che bella che è. Niente. Niente cibo. Perso anche gli occhiali, ma fatto. Li recuperiamo come adesso. Come sempre, io qualsiasi esperienza faccio, perdo gli occhiali. Solo per niente. Non ce l'ho, non ce l'ho, ma potevamo portare. È che non si può dare, se no. Io, a volte qui si fermavano e davano le carote. Però è strano che. Fanno. Qui c'è quello più piccolino qua. Ecco. Forse più. Sì, da lontano sembrava il più piccolo. No, sei quello con una zanna. No, tu ce la... Sai se si prende l'acqua e spruzza? Sì, è molto possibile. Faccio finta di avere un occhiolino. Non c'è niente. Guarda che cerca di prendere quell'unica erbetta. Come li vede? Che bello che è l'elefante. Alle scimmie invece ti dà il e io anche, sai che anche quello che stava prima c'era. Perché tu ridi? Tu stai sempre ridendo. Ok, scherzo. Guarda che si accoppiano. Solo che le giraffe. No, il rinoceronte non gli do la carota. Ah, c'è due cose. Rino. Gino, Rino, Rino, Gino. Gli lancio una carota? Mi sa di no. Se questo prende la carica... Rinoceronte. Quanto pesa un rinoceronte? Ma non ne ho problemi. Guarda, i cavalli... Sì, sono tutto tonnellaio. Non sono i cavalli che fanno anche 600. Gli lancio un pezzettino. Questi una tonnellata sicuro. Non l'ha neanche vista. Sì, guardalo là. Rinoceronte. Rinoceronte. Guarda le ali. A me mi piace l'orecchio. Sì. Grazie, sta mangiando. L'ha mangiata la carota. Ok. C'è il moccolo. Uguale. Però glieli lancio perché sono con le corna. Tieni. Ti piace? Prendilo. No. Non gli danno soddisfazione.
Aspetta, daglielo in mano. No, c'ha le corna. Come fa la Lily? No, no. Ah, come fa la Lily un corno. Sì, sì, fai, la fai. Lily guarda, è piccola. Guarda, guarda, guarda. Tieni. Ma tanto. Ma non mi cagano? No, lo prende, guarda. Lo do io. Mi sa che non è di loro. Glielo do io. Non gli piacciono le carote, vedi? No. No. Ehi. Ehi. La carota? Chicos. Carotas. Amore, che ci hai fatto? Ma vedi che stavo arrivando? Ciao, che bel rosetto che hai. Lori, non sprecarle le tute, no, che ci sono altri animali. La zebra, c'è la zebra lì avanti. Sì, sì, la zebra, zebra, taglialo, 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 taglialo. Taglialo tu. Vedi che lo prende come la Lily? L'ha presa come la Lily. Vedi? No, la Lily è il mio cane. Basta, finite. Sì, perché fa attenzione così non ti lecca il dito. Basta. Non è più niente per me, sei sicura. Ciao, ciao. Oh no. Non voglio sprecare. La Lily. E anche la zebra. Le zebre sì. Sì, la zebra sì, la mangia. Sono dei cavalli piccoli. Sta fregato, voglio. Questo è il bisonte qua. Ecco, questa è la carota. Andando a lui. No, non gliela do. Diciamo che guarda il pelo, come tutto rovinato. No, perché questo no, sta perdendo. Sta avendo la muta. Potrebbe essere pericoloso. Andando a lui, guarda. Questo sta avendo la muta. Questo potrebbe essere pericoloso. Sì, questo se prende una carica. Ci carica proprio di brutto. Dobbiamo riportare il furgone al noleggiatore. Sono piccoli, guarda. Carotina. Sono belle queste, sono piccoline. Comunque tu sono animali, vedi perfettamente che inverno avrai. Perché dal pelo che mettono lo sai se arriva inverno qui. Oppure inverno qui. Allora. Tieni una carota. Quindi? Guardate. Ma io una ne ho. Devi vedere. Aiuta. Non era come la Lily. A posto? Te la butto in giù. Possiamo andare? Giù, qua, qua, qua. Ciao. Tu sai che la carne di questa è molto dura? La fanno a Milano. Finito. Finito. Non abbiamo più carote, giusto? Sì, ne ho una. Allora conservale, magari un altro. No, ehi. Ah, la carica tutte le zebre. Guarda, 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 guarda. E che hanno capito che qua c'è il cibo, ecco perché che cosa è successo. Guarda quella piccoletta. Ho finito tutte le carote, ne ho una. Le zebre, ciao. Guarda quella piccola. Siamo stati invasi dalle zebre. Madonna, sì. Cammello. A Dubai. Quello ti vogliono scambiare. Sì. No, quello è Sharm el Sheikh. No, a Dubai sono salita, che il mio cammello, quello di mia mamma, è andato su tranquillo. Invece quello di mio papà e mio fratello non si alzava. Oh, eccoti, patato. La thumbnail. Ma non hanno caldo senza l'acqua, gli ippopotami? È lì l'acqua, c'è la pozzanghera. Là, centrale. Occhio, che li prendi, che hanno le zampe corte. Corrono velocissimo, non sai che sono velocissimi? Sì, gli ippopotami. Sì, guarda come corre. Sono più veloci di noi, lo sai? Ma come? Siamo noi due, Lori, guardaci. Noi ingrassati, eccoci. Siamo noi. Asino è una degli universi. Per tutti questi. No. Siamo noi. La nostra ciccia bomba. Sta prendendo il sole. Cosa faccio con sta carota? Chi la do? Carota! Carota! Guarda il dromedario! Carota! Quello, guarda, quello è Lori quando si sveglia la mattina. Guarda la faccia. Una puta stuca. E se non ne stiamo cioè per la conferenza con la nuvolza di Caio, te ci sei che è meglio in Firenze che tutta stuca. Se ne stiamo di lesare adesso cosa può fare. Qui, qui. Quello scala. Buttalo. Quante persone gestiranno? Gestione? Eccola.
Guarda che arriva quella pipiccia. Sembra incinta questa. Guarda che è incinta. Questa è incinta. Tieni. Probabilmente, sì. C'è un Wiwitos dentro. Ehi. Questa è incinta. Sei incinta, piccoletta. Oh, è solo cicciona. Sì, tutto a posto. C'è Piero a prenderlo. Piero? Sì. Madonna mia. Ciao. Non ho da mangiare. Finito. Quella è incinta comunque, vedi? Guarda, guarda, eccomi. Eccoti. Spero che bei capelli. Lori quando non si fa la barba, c'è, vedi Lori, un domani... i colori, guarda. No, non c'è più la carota per lui. Peccato. Sei enorme. Perché non abbiamo carota. No, Lori. Da un bacio. Che tocca. Guarda che bello. Bellissimo. Gli ha dato un bacio, gli ha fatto dei capelli allora. Incredibile come sta per perdere tutto il pelo, guarda. Sì. Eh? Dai, veniamo di nuovo avanti. Vicino. Guarda, guarda qua. Così avvicina, guarda. Comunque sì, Lori, un po' ogni tanto la mattina sei così. Tocca lì i capelli. Vieni. Vieni un po' più giù. Dalle scimmie che mi ruberanno gli occhiali. Villaggio delle scimmie. Sì, sì. No, no, non ti rubano niente. Poi quando usciamo ti rubano il volete. Cuore. Eh? Rubano il cuore. No, no. Sai com'è? Tipo un trenino ma tutto blindato. Veramente? Sì. No. Lotti, up! Lotti! Non si alza! Up! Up, Lotti! Lotti, up! Troppo, no, ma si alza! Dai, su, su, qui, qui! Che bello, guardalo! Cioè, quindi che famo? Guarda! Dai! Fai un salto con l'osso dietro, dai! Fai un salto con l'osso dietro!
Ecco. Vai, vai, dai. Fate la foto. Me la faccio io. Sì. Ecco, ti do telefono. Te lo io, poi te la mando. Fino a cosa mi chiama, amore? Ecco. Grazie. Sei al sole. No, aspetta, andiamo, adesso facciamo anche voi, noi. Facciamo. Vai, andare. Vieni, Lari. Vabbè, questa foto è spettacolare. Qui sembra che ce l'avete proprio in mezzo. Ah, Marco, pure tu. Vabbè. Sembra che ti dai bacino, aspetta. Rotti. Tanto io torno. Lori, togli. Bello. È ben fatto. Bellissima questa. Perché non mi guarda? Sta facendo stretch, guarda. Non ho capito perché te l'ha tirata a noi. Guarda con la zampa. Vedi se come lo prende con le... Sì. Arriva, non andava proprio niente. Sì. Ho ululato questa mamma. Non la conosceva. Quanto cibo? No. Sta, diciamo, cancellando. Questa qua è piccolina. Oh! Sta mangiando l'acqua! Mi prende intera! Lori, se ti chiama la telecamera dentro, non è una bella cosa. Quella sotto lei. Perché lei quando fa 12 non vuole nessuno. Guarda le zampe che piccole. Oh, piccole! E lui quanto ha come età? Deve fare un colletto. Piccoli. Ho paura. Ho paura. Ho guardato via quando ho fatto così, vedi? Oh, vedi quando? Oh, oh. Scende anche l'altro, eccolo, ecco. Oh, tutti parenti. E due è parente, chiamalo, vero, ti hai riconosciuto? No, sta guardando a te veramente. Lori, no, sta guardando Lori, eh sì, perché c'è la femmina lì sotto, e ha detto questa devo fare la botta parente, con lui, è parente, sì, com- No, non andiamo le giostre. Guarda che bello! Guarda le zampe! È piccolissimo. Questo a casa va bene. Questo lo puoi tenere a casa. Ciao! È un topo! Oddio, quelli sono topi! Grazie! Ciao! Oh, che piccolissimo! Sì. Campione!
hai un fisico d'acciaio. 12,6. Bravo Lori. E bui, provaci un po', vedi che cosa riesci a fare. Oh no. Se metti un flash di merda, la notte è uscita. Qualcuno? Mi hai fatto schiantare su un materassino dei tronchi. Guarda, sei più bagnato di me. No, io ero dietro. Sono tutto bagnato. Cioè, lei davanti, lei tutta asciutta, non si capisce niente. Ma... Oh, allora vuoi salire? No.